Iscrivetevi al mio canale YouTube e premete la campanella per essere sempre aggiornati. Adesso, vamos! Ciao a tutti, siamo arrivati alla sesta lezione. Oggi rispondiamo a due domande molto interessanti. La prima è quella che ci fa Roberta. Roberta ci chiede se possiamo eseguire gli esercizi della scorsa lezione dedicati alla scapola avendo lei subito un intervento alla cuffia dei rotatori. Allora, la spalla è un'articolazione molto complessa, quindi bisognerebbe andare ad indagare un po' meglio. In questo caso io direi di provare gli esercizi. Se hai tensione o dolore, direi di evitare di eseguirli, o al massimo di eseguirli a pancia sotto, in modo da avere meno impatto sui legamenti. Un'altra amica che ci segue dalla prima lezione, ed è Sara, ci chiede se può eseguire questi esercizi aggiungendo o delle polsiere o dei pesi leggeri. Io direi che questi esercizi dedicati alla mobilità articolare sia meglio eseguirli senza aggiungere pesi o resistenze. Quindi direi di andarli ad eseguire esattamente come ve li ho fatti vedere, e vanno eseguiti più volte perché non sono semplici, come avete potuto notare. Ora direi di andare a fare la nostra lezione numero 6. Pronti? Andiamo! Benvenuti al nostro sesto incontro. Oggi andremo a vedere alcuni esercizi delle braccia coordinandoli con alcuni movimenti delle gambe. Siete pronti? Dai, andiamo! Bene, inizieremo dalla posizione supina. Gambe piegate e piedi ben saldi sul pavimento. Andiamo a tenere gli addominali abbastanza stretti, ma senza schiacciare la schiena sul tappetino. Solleviamo entrambe le braccia verso il soffitto, perpendicolare al pavimento. Bene, da questa posizione andremo a cercare di spingere le braccia ancora più in alto, facendo molta attenzione a volerle allungare dalle scapole, da questo punto qui. Quindi andiamo a spingere verso l'alto e poi ritiriamo verso il pavimento e schiacci giù le scapole. Continuiamo con questi movimenti di mobilità scapolare. Allungo, tiro. Il movimento sarà abbastanza piccolo, ma voi concentratevi bene. Ora andremo a coordinare la respirazione. Prendo aria, soffio, tiro. Prendo aria quando spingo verso il soffitto, soffio, schiaccio, ancora, aria, soffio, una volta ripetuto l'esercizio 7 o 8 volte, da questa posizione andremo a eseguire dei movimenti delle braccia verso l'alto, cioè verso la nostra testa, e verso le gambe. Un braccio sale e uno scende. Allungo. L'esercizio sembra molto semplice, ma noi dobbiamo effettuarlo immaginando di allungare il più possibile le braccia verso i piedi e verso sopra la nostra testa. Ora coordiniamo la respirazione. Prendo aria quando si incontrano, soffio allungando, aria, aria, fuori, soffio, soffio. Fate bene attenzione a non muovere il busto né il bacino, i movimenti delle braccia non devono influire sulla stabilità del corpo. Soffio, soffio. Bene, a questo punto possiamo lasciare tutte e due le braccia lungo il tappetino, avendo sempre cura di spingere le scapole verso il basso e di tenere il collo ben rilassato. Ora andremo a muovere la gamba destra e il braccio destro. La gamba cercherà di allungarsi il più possibile, allontanandosi da noi, e la stessa cosa farà il braccio nelle due direzioni opposte. In questa maniera preparo la gamba, allungo, la gamba allungo il braccio, torno, giù, via, riparto, giù,
Dovete sentire la coscia che si contrae nel voler allungare il piede il più possibile. Tenete gli addominali un po' stretti in modo da non ruotare col bacino. Bene, coordiniamo la respirazione. Prendo aria, soffio, allungo. Aria. Ancora. Una volta eseguito 8 volte da un lato, andremo a fare la stessa cosa con l'altro lato. Quindi gamba sinistra, braccio sinistro. Prendo aria, allungo. Ancora. Anche qui non ruotiamo il bacino, teniamo anche i glutei un po' stretti e gli addominali devono sempre essere attivi. Prendo aria, allungo. Completato 8 volte da questo lato, possiamo dire concluso la nostra sequenza. Ci sorvediamo e vi aspetto al prossimo allenamento. Ciao! Se vi è piaciuto questo video, mettetemi un super likeone. Se volete farmi qualche domanda, scrivetemi sotto nei commenti, vi risponderò il prima possibile. Ora, guardate la nonna cosa vi dice. Ciao! Seguite il fintello con la valigia.